Interrompo un attimo qui perché lei ha indicato una serie di cambiamenti che sono di natura proprio oggettiva, mondiale, internazionale. Sono questi stessi fattori del cambiamento, secondo lei, che hanno spinto la vecchia CDL a diventare il Popolo della Libertà o dentro il centrodestra è successo qualcosa di diverso? Ma io penso che anche per la destra si pone questo problema che io chiamo con una parola di gergo strutturale, cioè anche la destra ha bisogno di riorganizzarsi per essere capace di rappresentare con la sua cultura e dal suo punto di vista, naturalmente che non è il mio, la società di oggi. Guardiamo ad altri paesi, ci sono esempi significativi di come c'è un'evoluzione anche nella destra. Fino a pochi anni fa. Diciamo, la destra non considerava l'ambiente un tema strategico rilevante, anzi, lo si considerava quasi, come dire, un lusso di qualche elite che non avendo problemi si dilettava di battaglia a tutela dell'ambiente. Oggi non è così, perché un leader, neanche per la destra, un leader come il leader dei conservatori inglesi Cameron o un leader di destra come Sarkozy in Francia hanno messo il tema dell'ambiente come una priorità centrale del loro programma. È una novità enorme per la cultura della destra. Ed è una novità indotta dal fatto che il tema La dell'ambiente è destra è diventato così centrodestra. rilevante per la vita dei cittadini che la destra non può ignorarlo.